Ciao a tutti amici, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare alla conversione su Game Boy del 1988 da parte di Nintendo di Double Dragon. Come al solito, prima di iniziare, vi chiedo di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi per essere sempre, dico sempre, aggiornati su tutti i video, le live che faccio praticamente ogni giorno. Se volete fare i fighi, se volete supportarmi, se vi piacciono i miei video, le mie live, abbonatevi al canale per voi dei video in esclusiva, anche le live in esclusiva, come quelle di Dying Light 2. Allora, ragazzi, già nel 1988 convertire Double Dragon per la mini console di Nintendo, credo sia stata ardua, sia stata una sfida molto ardua e difficile. Ciononostante, ragazzi, vi devo dire che questa conversione per Game Boy di Double Dragon è eccezionale, ragazzi. Abbiamo una grafica ottima, un sonoro ottimo, ma soprattutto due caratteristiche che la elevano veramente a capolavoro, credo. La giocabilità eccezionale, probabilmente migliore, più precisa addirittura del coin-op, ma soprattutto alcuni livelli extra, ragazzi, alcuni livelli nuovi che non c'erano nel coin-op. E devo dire che sono stati inseriti più elementi platform, quindi si può saltare, anzi si deve saltare su diverse piattaforme, non solo sul solito ponte lì o salire sulle scale. Ma parliamo di piattaforme semoventi, addirittura salti da una piattaforma all'altra, specialmente per quanto riguarda i livelli verso il finale, insomma. Quindi che vi devo dire, ragazzi? Una conversione davvero eccezionale. Quindi, tra l'altro, la difficoltà è media, insomma, però verso la fine del gioco, ragazzi, una difficoltà che aumenta a dismisura per alcune bastardate che vedrete. Per quanto riguarda la possibilità di finirlo con un credito, è obbligatorio, ragazzi. È obbligatorio finirlo con un credito perché non abbiamo continuo, anzi, ragazzi, abbiamo sì le vite, ma attenzione, se si muore durante il livello, si deve ricominciare da capo, dall'inizio di quel livello. Quindi una bella sfida, un po' frustrante, ma arrivare alla fine ti dà molta, molta soddisfazione. Quindi 3, 2, 1, andiamo a divertirci. Occhio a questo mio gameplay su Game Boy di Double Dragon. Eccoci qui, ragazzi, pronti a partire. Allora, giocatore 1, una cannonata alla ragazza e si parte. Ecco, non c'è la scena del garage che si apre, però vabbè, insomma, povero disgraziato di un Game Boy. Allora, cominciamo. Non c'è, o meglio, c'è la gomitata, la famosa gomitata del primo gioco che ci preservava dal romperci eccessivamente le palle. In realtà c'è. Però si attiva semplicemente solo se siamo attorniati da almeno due nemici. Allora lui in automatico dà la gomitata a quello che viene da dietro, diciamo. Per il resto abbiamo, come avete visto, le armi bianche. Ecco qui le armi, a differenza del gioco originale, diciamo dell'arcade, sono molto utili, nel senso che, come potete vedere, le collisioni sono perfette, ragazzi, quindi si capisce bene dove si va a colpire e con che timing, con che tempismo. In più, oltre chiaramente pugni e calci, possiamo fare il calcio volante, eccetera. Ma la cosa figa è che si possono fare delle combo interessanti, quindi calcio pugno, pugno pugno calcio, calcio calcio pugno, eccetera. Quindi veramente veramente un set di mosse molto molto interessante. Quindi manca un po' il gatto che c'era nel primo gioco, cioè, scusate, nell'arcade, mi sbaglio sempre. È molto buona anche la collisione con gli oggetti. Infatti ho visto quella puttana. Allora, generalmente gli oggetti vanno a buon fine, diciamo, nel colpire i nemici, molto molto meglio rispetto al coin-op. Beh, consideriamo, ragazzi, che un gioco del genere visto nel Game Boy originale, sul suo schermino, faceva una gran figura, ragazzi, una gran figura.
Inoltre si può giocare in due, e penso con due Game Boy collegati, perché non penso si può, è impossibile giocare con uno ovviamente. Probabilmente con due cartucce potrebbe essere. Ok, le donnine, abbiamo sia la frusta che la mazza naturalmente. Ecco, qui siamo già più o meno all'inizio del secondo livello, anche se diciamo i livelli sono stati, ecco la gomitata, sono stati un po' ridisegnati, anzi piuttosto ridisegnati per questa conversione per Game Boy. Lì c'è la buchetta, vediamo se ne buttiamo giù uno. Bene, vabbè, lì ho sbagliato io un po' nel lancio della scatola, perché giustamente ero troppo vicino. Però la musica ci sta, ragazzi, la giocabilità è eccezionale. Ok, qui abbiamo il boss, diciamo, della fine del primo livello. Porca puttana, ecco, il trucco è quello di andargli in obliquo molto molto vicino e lì sferrargli l'attacco, diciamo. Perché se ci avviciniamo poco e cominciamo a sparare, purtroppo lui ci becca e ci toglie tantissima energia, ragazzi. Lì sembra che ne abbiamo molta d'energia, ma vedrete che se ci cucca ce ne porta via parecchia. Ok, secondo livello. Ecco, il secondo livello dà pieno sfoggio ai nuovi livelli ridisegnati per questa conversione. Questo è un livello assolutamente originale, nuovo, che non c'era nel coin-op, ed è molto godibile, perché per esempio qui dobbiamo destreggiarci fra scale e soprattutto non ci muoviamo in profondità. È proprio una specie di platform vero e proprio, non solo per il fatto che andiamo su e giù per le scale, ma vedrete che adesso più avanti dobbiamo saltare su piattaforme, eccetera. Lì viene richiamato un po' il nastro trasportatore della fine del secondo livello. Qui, ragazzi, bisogna farci un po' la mano, perché tende a portarti su e a portarti avanti. Bisogna subito saltare, altrimenti vai giù, ragazzi, e andare giù significa perdere una vita, cioè non è facile. Voi vedete questo gameplay, ma ci ho passato almeno un paio d'ore, ragazzi, un paio d'ore per padroneggiarlo al meglio, soprattutto in alcuni punti del gioco che vedrete. Beh, anche questo era un punto un po' bastardo, lì sul nastro trasportatore. Ora arrivano le donnine e per la prima volta fa la sua comparsa la frusta. Però ripeto, ora qui le armi hanno senso d'esistere. Secondo me le armi del coin-op erano veramente mal calibrate, ragazzi, mal calibrate, si andava proprio a rischio di morire. Era meglio veramente combattere a mani nude. Non dico di utilizzare sempre solo la gomitata, ma era veramente veramente meglio usare le mani. Ok, qui c'è un tipo con la bomba, dobbiamo anticiparlo, se non ricordo male. Eccolo qua. Dobbiamo anticiparlo col calcio volante, l'unico modo, anche perché il protagonista qui, Billy, non si può accovacciare, ovviamente, neanche nel coin-op, ma l'unico modo per evitare la bomba è saltargli addosso. Level design interessante per una macchina del Game Boy, Una macchina come il Game Boy. Ecco, le donnine sono chiaramente più facili da ammazzare, perché hanno poca energia. Ecco, qui c'è una combo. La combo pugno, calcio, 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 secondo me è quella risolutiva, che uccide molti... quella si è ammazzata. Che uccide molti nemici velocemente. E ora entrano, mi sa... Ah no, vabbè, altri due scagnozzi. E qui, dopo di questi, fanno la loro comparsa dei nemici un po' più tecnici, nel senso che sono tipo dei lottatori di Kung Fu, di Karate, insomma, che rompono le palle. Eccoli qua. A parte che è uno questo. Questo è consigliabile, sparargli con i pugni, perché con i calci sto stronzo evita i calci e ti salta addosso anche lui, roteando in aria con un bel calcio volante sulle gengive. E sono sicuramente più coriaci. Ok. Ok, questo sarebbe, diciamo, la parte del terzo livello, dove si inizia anche nel coin-op. Ah, abbiamo preso la vita, porca vacca. Abbiamo preso la vita. Dove ci si avventura nel bosco. Anche qui c'è il ponte, non se lo sono dimenticati, purtroppo. Però anche qua è da dire che i salti sono molto più gestibili. Ora qui non si può saltare a vanvera, nel senso che per saltare è necessario fare il calcio volante, quindi tenendo premuti i due unici pulsantini del Game Boy.
E il salto però è più preciso, è più preciso. Cioè, non dico che è calcolato al pixel, però ragazzi, ripeto, i comandi sono veramente eccezionali. Ecco qua, cioè, si può proprio andare tranquilli nel salto. Occhio. Mi fa da morire da ridere, ragazzi, la ragazza che sta arrivando con la mazza e casca dentro l'acqua. Veramente mi è venuto da ridere. Ripeto, giocabilità eccezionale, proprio fatta veramente bene. A mio avviso, migliore del Coin Op. Non penso di dire un'eresia, ma il Coin Op non aveva questa precisione. Occhio che arriva il tipo con il masso. Poi insomma credo anche fino a 3 nemici su schermo. Quindi tanta roba, ragazzi. Questa non c'aveva la frusta, no. Ecco, qui è un momento un po' delicato, ragazzi, perché adesso si può iniziare a cadere, perché lì si cade su queste piattaforme qua. Però il fatto che si possa cadere non è tutto sommato uno svantaggio, perché adesso abbiamo un mostro grosso, di quelli grossi, che se mi va bene riesco a buttarlo giù, speriamo. Lo attiro qua. Eccolo là. E quella è una bella smenata in meno, una bella smenata in meno. Qui c'è il ponte, quindi questo livello è molto molto simile al, per non dire uguale, al Coin Op. Qui abbiamo i Kung Fu Panda qua. E qui compare l'arma per la prima volta, il coltello, che più che un coltello sembra una spada, cazzo. E vaffanculo. Ho notato che se gliele tira a distanza ravvicinata, porca troia. Madonna di Dio. Eccoli là. Sono un po' più tecnici. Se glielo tiri da vicino non gli fai niente, quasi niente. Li devi beccare un po' da lontano con questa spada, perché non è un coltello. Forse nelle loro intenzioni volevano fare il coltello, ma gli è venuto un po' male, forse. E purtroppo quando decidono loro l'arma sparisce. Ok. Sì, questo è proprio il livello identico al Coin Op. Okay. Però qui c'è da saltare, che non c'era, ragazzi. Il salto da fare. Ok. Però vedete, ripeto, è molto molto preciso. È molto più divertente giocare a questa conversione che al gioco originale, secondo me. Proprio se tralasciamo chiaramente la grafica, perché ovviamente mica potevano fare il Coin Op sul Game Boy. Però a livello di giocabilità e precisione dei comandi, ragazzi, siamo veramente a 5 stelle, lusso, veramente. Ok, qui purtroppo non riesco a buttarlo giù, non so neanche se si possa cadere, porca puttana, che pedata, ragazzi. Ok, qui ce la giochiamo proprio sempre, porco due, bello ragazzi che se mi ammazzano devo ricominciare il livello, cioè è veramente terribile sta roba. Il gioco, ripeto, è mediamente difficile, ma la problematica grossa è che se muori durante un livello devi ricominciarlo, punto. È veramente una rottura di palle, eh. Ok. Ci avviciniamo ai livelli non solo nuovi, perché comunque ne abbiamo visto uno, ma livelli dove la componente platform è molto molto spiccata. Quindi sì, le mazzate, ma anche tante piattaforme su cui saltare. Anche sti ostacoli qua, ragazzi, le stalactiti o stalagmiti, no, le stalattiti credo siano quelle alte, che ti cadano sulla testa, sono cose... è molto impreziosito il gioco da alcune trovate che non sono male, Già solo un livello appunto come quello di prima, guardate il masso stile Indiana Jones, ragazzi. Allora, lo dobbiamo saltare e adesso dobbiamo cominciare a correre. Dobbiamo ripararci nell'ultimo scalino qua per evitarlo. Ok, adesso non dovrebbe più cadere. Ora c'è una parte platform, ragazzi, che mi ha veramente fatto girare le balle. Non tanto qui, ma qui, ragazzi. Le piattaforme semoventi, che vi giuro,
Sono rimasto sconvolto quando le ho viste. Ora dobbiamo saltare di là. L'importante... Come saltare di là è importante, perché dobbiamo proprio correre prima di lanciarci, altrimenti saltiamo sul posto e siamo fottuti. Guardate la bastardata che si sono inventati qua, ragazzi. Guardate che roba. Lasciate stare i nemici che arrivano, ma guardate a sinistra. Il pavimento, ragazzi, comincia a sparire. Quindi dobbiamo ammazzare i nemici che arrivano, specialmente questo, mi è venuto un infarto quando l'ho visto. Dobbiamo per forza ammazzarlo prima che il pavimento sparisca, anzi la cosa migliore è buttarlo giù, perché solo ammazzandolo si apre la porta lì, eh. E se si apre la porta, porca puttana, prima che finisca il pavimento siamo fottuti, eh. Questo è stato veramente un punto bastardo, forse il più bastardo di tutti. No, ce n'è uno ancora peggio. Ce n'è uno ancora peggio, diciamo il secondo momento più bastardo. Anche qui livello completamente originale e molto platform, ragazzi, come quello precedente. E beh, qui attenti ragazzi, perché se ti colpiscono i nemici la maggior parte delle volte ti buttano giù, perché c'è poca piattaforma su cui muoversi, e quindi sono vite che si perdono. Se vedete questo gameplay, è proprio il gameplay che mi è venuto meglio, eh. Ma vorrei che aveste visto le bestemmie che ho tirato, ragazzi, perché sembra facilino il gioco, ma vi posso assicurare che non lo è. Non lo è. In alcuni momenti veramente ho porconato in arabo. Ok, qui è abbastanza semplice perché le buttiamo giù. E lì si salta. Mamma mia, l'avevo mica preso bene sto salto, eh. Ora c'è un punto piuttosto interessante, perché dobbiamo avanzare. Ora si aprono tutte ste porte e man mano che si aprono, dobbiamo mazzullare i nemici. Poi ci troveremo di sopra in una specie di, all'esterno, una specie di tempio Shaolin, che ricorda un po' i livelli dello sciagurato, secondo me, Double Dragon 3 e Rosetta Stone, non so, ma ha ricordato un po' quei paesaggi là. Comunque pugno, calcio è diciamo la combo risolutiva. Anche i tre pugnetti da soli non li ammazzano subito. Ok. E a me ha ricordato Rosetta Stone, ragazzi. Okay. Occhio che non ci facciamo uccellare, ragazzi. Oh, la frusta, grazie. Sì, le armi non è che si trovino molto spesso nel gioco, eh. E poi sta cazzata che te le tolgono dopo un po', vabbè, forse era così anche nel coin op, però, eh. Ok. Ora siamo davanti a sto specie di tempio Shaolin. E arriveranno ancora i Kung Fu Panda di prima, i lottatori Kung Fu che rompono un po' le palle. Adesso si apre il portone. Eccoli qua. Beh, due al prezzo di uno che rompo le palle. Eccolo, eccolo. Quando fanno quella mossa là... porca troia! Quando fanno quella mossa là... quasi sempre ti cuccano, porca puttana, mi sta listando il cingola. Dai, no merda. Ragazzi, immaginate se mi ammazzano adesso. C'è una zanzara che mi sta ronzando. Sarà sempre quella che ho da due settimane qua dentro. Dai. Beh, uno è sicuramente più gestibile. Quando sono in due si incazzano, ti saltano addosso roteando in aria. L'abbiamo fatto. Siamo all'ultimo livello, ragazzi. Qui troviamo anche chiaramente il boss finale, sempre fornito di mitragliatore. Io la lascio la spada, perché rompe solo le palle. Non è un'arma utilissima, comunque. Molto meglio. Oh, mamma mia. L'ho stroncato sul nascere il tipo. Se ti butta giù, eh. E tra poco vedrete la più grande bastardata, eccola qua. Allora, a random ste tre porte con i teschi si aprono,
e viene fuori degli aculei. Il problema è che si viene risucchiati dalla porta, ragazzi, si vede risucchiati dalla porta, e quindi appena si tocca la porta muori istantaneamente, e quindi ci si deve giostrare sperando di non ritrovarsi la porta davanti. Mamma mia, e l'unico modo per allontanarsi velocemente è quello di calciare, cazzo, di fare il calcio volante per allontanarsi velocemente. Non vi dico le vite che ho perso qua, ragazzi, ne ho perse a decine, mamma mia. Adesso fortunatamente tutto si ferma perché arriva il boss enorme, e qui vediamo se riusciamo a buttarlo giù, però dubito. Aspettate un attimo, mi metto giusto in diagonale, lo cuco. Purtroppo lui, vedete, si ferma lì proprio in linea con me, quindi non riesce ad avvicinarsi in diagonale per riuscire a buttarlo giù, però non è un danno sta cosa, perché lui si ferma lì e mi metto appena appena in obliquo finché lo cuco. Ragazzi, la bastardata delle tre porte me la ricorderò finché campo, vi giuro quanti tentativi ho fatto. Mamma mia, ne ho fatti tantissimi, ragazzi. Tantissimi, non so quante volte sono morto, ragazzi. E qui c'è la stessa roba che succedeva nel coin hop, che a sto punto basta saltare. Il salto generalmente non ti cuca nessuno mentre salti. Ok, ci avviciniamo al boss, ragazzi. Ah, saltellano pure. Quello c'è una bomba, mi sa, in mano, eh. Ce l'ha, infatti, cazzo. Ce l'ha. Ne ho due, è meglio andare di calcio volante, ragazzi. No, cazzo, girati. Dai, porca puttana. Ci siamo, ragazzi. Ora dovrebbero uscire un po' di Kung Fu Panda e poi abbiamo il boss. Eccoli qua. Ora c'è un trucco, esatto. Mi metto così il Kung Fu Panda a destra. Non si avvicina, c'è una specie di bug probabilmente che si incastra lì sulla colonna, e possiamo giostrarcene uno alla volta, e non è poco visto che sono molto stronzi sti qua, eh. Non tanto quando sono da soli, ripeto, ma soprattutto quando sono in due. Ok. Chiaramente ci siamo spostati, è quello che lo arriva, però facendo così si blocca lui adesso. Ok, ragazzi, arriva il boss, mi sa. Eccolo qua. Sembra un po' Zangief, non so, mi ricorda un po' Zangief, ragazzi. Porca puttana. Aspetta, perché se mi cuca col mitragliatore sono energie che volano, eh. Meglio stargli molto vicino. No, porca troia. Aspetta. Dobbiamo stargli vicino, ragazzi, non possiamo dargli ste cazzate qua. Poi quando ti avvicini non ti fa più di tanto male. Il problema sono le mitragliate. Ok, vai. Non credo abbia neanche tantissima energia, come nel coin hop, mi ricordo. E l'abbiamo finito, ragazzi, l'abbiamo finito. Mamma mia, ragazzi, ci ho messo almeno 2 ore di tentativi, eh. Oh, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E abbiamo finito, abbiamo salvato la vita di Merium con le tue mani, ragazzi. E quindi, ripeto, una bella soddisfazione, perché c'erano veramente, veramente tanti punti bastardi, le trappole, le piattaforme semoventi che mi ha fatto veramente girare le palle. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete un mi piace al video, condividetelo sui social, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati su tutti i video e le live che vado a fare ogni giorno. Abbonatevi al canale, così mi sostenete se volete continuare a vedere questo tipo di video. E abbonatevi, ripeto, appunto, avete dei video in esclusiva e anche delle live in esclusiva, come quelle di Dynelight 2. Ora qui c'è il carosello di tutti i ringraziamenti di tutti coloro che hanno partecipato a fare il gioco. Alla fine arriva una scritta con The End e tutto qua. Grazie a tutti, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, una prossima live. Ciao.